L'Alba Adriatica arriva al terzo turno di imbattibilità, mentre per il Sulmona c'è la seconda sconfitta consecutiva. Finisce 2-0 per i padroni di casa. Il successo è utilissimo alla formazione albense, che riesce a scavalcare in classifica proprio i biancorossi. Il Sulmona, dopo un mese e mezzo, recupera di Genova, che verrà impiegato nel secondo tempo per cercare di addrizzare il confronto, che fa registrare subito il vantaggio degli uomini di De Amicis. Prima al terzo, Scaramazza di testa dopo una punizione manda di poco fuori. Alla seconda opportunità l'Alba centra la rete. Siamo al settimo, Arietti effettua un traversone dalla destra, raccoglie Ridolfi, autore di una conclusione al volo con il destro. Esposito non riesce a prendere il pallone, che si deposita in rete per l'1-0. A questo punto si vede la reazione del Sulmona al 17esimo, quando Bolzan spedisce in aria e Cristofari si rende insidioso con il colpo di testa, e al 31esimo con un tiro di Bolzan. Al 37esimo stava per succedere un pasticcio quando Cristofari si ferma, credendo che l'arbitro Avellani dell'Aquila avesse fermato il gioco per una trattenuta per la maglia su di lui da parte di Ridolfi. Il direttore di gara però lascia correre, Cristofari rimane fermo e l'attaccante albense avanza portandosi al tiro con palla che finisce fuori. Scampato il pericolo, al 40esimo Ruggeri su punizione costringe Benigni alla parata. Allo scadere della prima frazione, punizione questa volta per i locali con Scaramazza ed Esposito devia. Nella ripresa gli ovidiani si dimostrano più insistenti, al cospetto di un'Alba che però amministra e riesce a trovare anche la rete del KO. Già dopo pochissimi secondi dal fischio di Avellani, Fideli si porta al tiro e para Benigni. Incomincia così il secondo tempo, che fa registrare al quarto una protesta di Aboni, che dopo una sua conclusione si vede respingere il pallone con il centrocampista sulmonese, che reclama il tocco con il braccio di Coccia. Al 12esimo, dopo un affondo del Sulmona, Pizzi mette in mezzo per Bainer, ma Benigni è provvidenziale ad allontanare con una mano. 4 minuti dopo ancora un'apertura di Pizzi che serve sulla destra Fideli. La sua conclusione termina di pochissimo al lato. Al 25esimo su punizione sfiora l'incrocio Iaboni, che viene poi sostituito per dare spazio a Di Genova con l'intento di recuperare terreno. Ma dopo i soccorsi a Ridolfi, infortunato, si è costretto a lasciare il campo, si verifica un episodio che chiude il match. Siamo al 31esimo, De Angelis regala palla agli avversari e parte l'offensiva albense. Spinozzi mette in mezzo con De Angelis, che praticamente come prima fa tutto lui, fermando in maniera fallosa De Berardinis. Dal dischetto batte lo stesso numero 17, che fissa il 2-0. Al 90esimo, da un corner di Fideli, Bainer colpisce male ed è il segno di una giornata iniziata male e finita peggio. A festeggiare l'Alba Adriatica, che sale al quarto posto in classifica. Di Antonio, il Sulmona nel secondo tempo aveva provato a costruire occasioni, stava tentando il tutto per tutto, poi la sfortuna ha voluto che dopo l'ingresso di Genova c'è stato l'episodio del rigore, che praticamente ha tagliato le gambe a tutte le vostre iniziative. Secondo me dopo l'1-0 secondo tempo abbiamo reagito bene, solo che poi non la mettiamo dentro, quindi alla fin fine se non la metti dentro le partite, i risultati non si ribaltano. Poi c'è stato un contropiede e c'è stato il rigore, quindi l'avete visto, quindi non è che possiamo fare, il rigore c'era. E poi sul 2-0 manca la voglia, manca la voglia. Ecco, la palla non si mette dentro, però quante responsabilità ci sono sul primo gol subito? Ma ce ne sono tante di responsabilità, però un gol si può prendere, però dopo i risultati vanno ribaltati. Arriviamo diverse volte davanti alla porta e non riusciamo a ribaltare il risultato. C'è da lavorare un bel po'. Con 3 punti importanti adesso siete riusciti a scavalcare anche il Sulmona in classifica. Sì, oggi noi dovevamo dare un segnale importante a questo campionato, perché se non fosse stato così saremmo stati risucchiati nelle zone medie della classifica, per cui era una partita molto importante per noi. Vincerla vuol dire rimanere attaccati alle prime e comunque credere ancora nelle nostre possibilità, che sono secondo me le possibilità di una squadra che può dire la sua in questo campionato. L'Alba Adriatica dunque punta in alto, questo lo possiamo dire a chiare lettere oppure no? Guarda, all'inizio del campionato noi abbiamo dato via diversi giocatori importanti e comunque non conoscevo il vero valore di questo campionato, perché comunque sono andate via squadre importanti. Devo dire che avevo fatto altri tipi di ragionamenti, parlavo di salvezza. A questo punto del campionato non ci possiamo nascondere neanche noi, diciamo che puntiamo a qualcosa di più importante.